detto lei di fare una prestazione del genere, anche perché venivate forse dall'unica vera prestazione negativa di questa stagione a Milano. Quanto è soddisfatto, al di là della qualificazione che sicuramente rende molto contenti i tifosi, di quanto visto in campo da una squadra che lei ricordava prima, 5 giovani provenienti dal settore giovanile più Viti, che era il sesto? Grazie. Sì, non ci dimentichiamo che la prestazione, come ho già detto nel post gara, riguarda solo il primo tempo contro una squadra che credo l'abbiamo incontrata nel peggior momento, visto che dopo ieri ha rifilato 6 gol a una squadra che comunque si gioca in Serie B, ma nel potenziale di rosa credo che possa tranquillamente stare in Serie A. Detto questo, il secondo tempo a San Siro comunque la squadra ha avuto un atteggiamento positivo, aggressivo, quello che hanno fatto stasera, soprattutto nel primo tempo. Poi è chiaro che nel secondo tempo è risaltato fuori un po' il potenziale della Fiorentina, ma dopo siamo stati bravi, nonostante siamo andati sotto, a crederci, a rimanere compatti e a pareggiare la partita per poi andare ai rigori e passare il turno. Poi i calci di rigore sono una lotteria e quindi devo dire che sono stati bravi nonostante la giovane età, perché come hai detto giustamente te, abbiamo 5 ragazzi del proprio settore giovanile, il sesto con Viti, un'età media di 23-24 anni, e andare a battere i rigori poi sotto la curva della Fiorentina su richiesta della Lega, dove noi non ci siamo opposti, non era semplice. Questi ragazzi hanno dimostrato una maturità molto importante per passare questo turno, che rimarrà nella storia del nostro club, e quindi saranno contenti anche i nostri tifosi. Ma lei se lo aspettava, vedendo la formazione della Fiorentina, insomma, di fatto era la formazione titolare, se l'aspettava questo passaggio del turno, il fatto di mettere così anche in difficoltà la Fiorentina? Ma io semplicemente nel momento in cui abbiamo visto la formazione ho semplicemente detto ai miei ragazzi che era un aspetto positivo, di misurarsi. Faccio l'esempio singolo su Ekong, di misurarsi con Dodò, che in questo momento è uno dei terzini più forti del campionato italiano e non solo, e quindi era stimolante, no? Cercare di far bene. Io penso che in ognuno di noi ci sia l'orgoglio di misurarsi con i giocatori avversari. Sulla carta sicuramente, vedendo le due rose, sfido chiunque a pensare che magari il verdetto finale sarebbe stato quello che è stato, e devo dire che questo è stato solo merito dei ragazzi che ci hanno creduto dall'inizio alla fine. Lei ha detto: voglio vedere se mi mettono in difficoltà, no? Perché farò turnover, ci sono ragazzi che si devono anche mettere in mostra. L'hanno messa in difficoltà? Ma devo dire che ho avuto delle risposte che mi aspettavo, ma questo, ripeto, è solo merito loro. Concedetemi, ma l'avrei fatto a prescindere dal risultato, di mandare un saluto a Edoardo Bove, perché comunque ieri io e il capitano siamo andati a salutarlo, e sinceramente vederlo ci ha fatto piacere, ma vedere anche i genitori e la fidanzata è un magone. Quindi un saluto per loro, perché stanno attraversando un momento delicato, lo dico da allenatore dell'Empoli, in rappresentanza del club, ma lo dico anche da padre di famiglia, perché non vorrei mai ritrovarmi in una situazione del genere, quindi ci tengo a un saluto doveroso nei suoi confronti, e quindi ci auguriamo di rivederlo presto in campo. Buonasera mister. Buonasera. Complimenti per la vittoria. Dimitri Conti, Tutto Mercato Web. Insisto un po' sui giovani, perché è facile vedere Seghetti, vedere Esposito, sono sotto i riflettori per quello che è stato, però per esempio Marianucci ha fatto una partita straordinaria, ha salvato un gol nel primo tempo, ha fatto gol sulla serie conclusiva, e Kong. Questi ragazzi li vedremo sempre più spesso. Poteva fare meglio sul gol di Sottile, certo. Continua, perché sennò troppi complimenti. Okay. Poi sì, no, ha fatto, ripeto, Marianucci è uno di quei giocatori che fino adesso, quando è stato chiamato in causa, ha sempre fatto bene. L'anno scorso giocava in Lega Pro, inizialmente doveva essere uno di quei giocatori che doveva andare a giocare, però lui sta dimostrando dal primo giorno di ritiro che le gerarchie possono cambiare, e quindi merito a lui, che si fa trovare pronto, e quindi mi auguro che poi, non magari per assenza dei propri compagni, ma per meritocrazia, possa avere più spazio. Però stasera ha dimostrato di poterci stare, con grande personalità, anche sulla situazione del calcio di rigore, ma come lui anche Kong, perché devo dire che Kong nelle due partite di Coppa Italia, sia a Torino che stasera, ha fatto gol, e quindi è meritevole anche lui
di sottolineare le prestazioni importanti che ha fatto, come tanti altri giocatori. Tosto che è un 2007 sei. E quindi bravi ragazzi, ma devono continuare a lavorare, sono giovani, non è difficile arrivare, il difficile è poi consolidare quello che si è ottenuto. Sera mister. Buonasera. Alessandro Marinai, Radio Lady. Le chiedo quanto è importante la vittoria di stasera, al di là del passaggio del turno in vista della partita molto importante di domenica. Aggiungo che stasera credo che lei abbia avuto delle risposte importanti anche sulle alternative, perché sappiamo che l'Empoli viene da un momento di difficoltà numerico di rosa per i tanti infortuni, e io almeno stasera credo che lei possa tornare a casa, al di là del risultato sportivo, con delle certezze in più dal punto di vista umano sui giocatori. Sì, ma come ho detto in preconferenza, no? Molto probabilmente per la Fiorentina la Coppa Italia è un obiettivo, perché l'anno scorso comunque è arrivata in finale, l'ha persa, ed è una rosa numericamente di qualità che poteva ragionare come sulla Coppa Italia come un obiettivo da raggiungere. Per noi ci teniamo sempre comunque a far bene, ma per noi era importante vedere a che punto, come hai detto giustamente te, a che punto erano alcuni ragazzi, e quindi avere delle conferme, delle certezze. E poi se si aggiunge però che si passa il turno, la positività porta sempre positività.